benvenuti sul canale di strega gremory continuiamo il percorso con le pompagira stasera vi propongo il, il famoso famosissimo bagno di pompagira allora cos'è il bagno di pompagira è un'acqua esoterica eh, per la seduzione proprio consacrata alle pompagira come si prepara e cosa vi serve per preparare questa quest acqua di seduzione questa lozione di seduzione allora, una, un contenitore di vetro con dentro dell'acqua, io già l'ho messa, del miele, una candela di pompagira, sarebbe eh, metà rossa e metà nera oppure tutta rossa, una rosa rossa con tanti petali, non il bocciolo, una bella rosa grande, la cannella o in polvere o in stecche, essenza di rosa è il vostro profumo che può essere anche spray perché poi ce lo potete spruzzare di sopra. L'acqua deve essere a temperatura ambiente. Intanto che preparo i petali, parliamo un po' delle pompagira. Ecco, voi prendete la rosa e togliete piano piano i petali e li mettete dentro l'acqua. Questo bagno questo bagno di questa acqua esoterica, chiamato appunto acqua di pompaggira, acqua di seduzione di pompaggira, è un rituale per ampliare dal punto di vista proprio esoterico la propria seduzione. La può usare sia l'uomo che la donna. Non è un'acqua esoterica, un'acqua di seduzione solo ed esclusivamente per le donne. Voi eh, potete eh, riempire la vasca da bagno e usarla mettendola dentro la vasca da bagno oppure la potete filtrare e la potete utilizzare come profumo. Per esempio, avete un incontro galante, ecco, questa è un'acqua eh, esoterica di seduzione molto ma molto forte, consacrata proprio alle pompagira che sono le regine della sessualità e della Seduzione. Abbiamo parlato a lungo in questi giorni di pompagira, sono delle entità considerate lussuriose, entità che si pensa si, si chiamino, ecco diciamo così, solo per motivi di amore o sesso, ma invece non è vero. Le pompagira si possono chiamare anche per risolvere delle controversie legali, ma anche di salute, ma anche addirittura... Per rituali di denaro. Però rimane comunque il loro, eh, diciamo, la loro specializzazione sono i problemi di amore. I problemi di amore, è quelli legati soprattutto alla sfera sessuale. Quindi abbiamo messo tutti i petali all'interno dell'acqua, tutti. Ora vi do tutto il procedimento, intanto vi ho fatto vedere cosa dovete preparare, l'acqua e mettere i petali piano piano dentro la, questo dopo aver acceso la candela, quindi voi accendete la candela e poi cominciate il procedimento, seguitelo passo passo. Prendete la cannella, se la usate stecca mettete una stecca all'interno, proprio dentro l'acqua, se la usate in polvere un po' di polvere di cannella. È una delle erbe principali, delle spezie scusate, principali in, nel campo sessuale amoroso. Sette gocce di essenza di rosa. Ok, il vostro profumo: se spray lo potete tranquillamente spruzzare così. Una modesta quantità, insomma, quanto ve ne. Quanto ne volete, però che sia il vostro profumo, quello che usate abitualmente. Se avete eh, più di un profumo, cercate di usare quello che userete per l'incontro galante al quale vi state preparando. Dopodiché, prendete un cucchiaino di miele. Ecco. Mm. Un leggero cucchiaino di miele, non dovete metterne un chilo e lo mettete dentro l'acqua. Ecco qui. Una volta che avete inserito tutti gli ingredienti, quindi la bacinella con l'acqua, Accendete la candela e cominciate a mettere i petali. La cannella, l'essenza di rosa, il profumo. Ripeto, il vostro profumo, io ne ho messo una piccola quantità, ma ne potete mettere di più. Mescolate il tutto anche con le mani, lo potete fare. Io non l'ho fatto adesso con le mani perché sto maneggiando il cellulare e non voglio toccare lo schermo con le mani bagnate. E eh, lasciate l'acqua. I pompa gira accanto alla candela fino a quando la candela non si sarà consumata la lasciate macerare così a cosa serve quest'acqua ripetiamolo è un bagno esoterico voi potete riempire è un bagno esoterico per la sessualità per la seduzione aumenterà la vostra, il vostro potere di seduzione su una donna o su un uomo eh, aumenterà le vostre doti seduttive Proprio perché è un'acqua magica. Riempite la vasca da bagno. Una volta che l'acqua è pronta, la potete versare con tutti i petali dentro la vasca da bagno e immergervi e fare un bel bagno. Oppure, oppure eh, la filtrate, togliete i petali, la mettete in una bottiglietta spray, insomma una boccettina. Basta che sia di vetro, non usate la plastica, è magia. E la potete spruzzare uh, quando uscite, ecco, con una donna, con un uomo. Avete un appuntamento galante, una cena, un primo appuntamento, un incontro particolare <ride> dove volete essere al top, anche dal punto di vista, ecco, della camera da letto. Siamo fra adulti, lo possiamo dire. E vi assicuro che il potere delle, delle pompa gira sulla sfera della seduzione, del fascino, della sessualità sono potentissime le entità più preparate ecco perché le chiamiamo soprattutto per questo motivo questo, questa lozione questo bagno di pompagira si chiama proprio così è il suo nome sudamericano bagno di pompagira, lo trovate non me lo sono inventato io lo trovate sulle reti sociali eh, lo troverete difficilmente spagnolo io ho dato un'occhiata perché quando mi hanno insegnato a preparare questo bagno esoterico questo bagno di seduzione si chiama, in Sud America lo chiamano bagno di pompaggira, me l'hanno insegnato in spagnolo, quindi io in spagnolo lo conosco. Sono andata per curiosità sulle reti sociali e l'ho trovato solo in brasiliano, portoghese in brasiliano, quindi non sono riuscita a trovarlo nemmeno in spagnolo, però se voi cercate il bagno di pompa gira eh, in portoghese, in brasiliano, ma lo trovate e vedrete che la ricetta è questa, quindi non mi sto inventando <ride> nulla. Lo dovete lasciare macerare così tre giorni, tre dia, una volta che la candela è consumata. Lo coprite anche con un po' di stagnola, con una pellicola, con un coperchio di vetro, insomma lo coprite affinché non ci caschi niente dentro, affinché l'acqua rimanga limpida, pulita. E dopo tre giorni, tre, che sta macerando, la potete utilizzare. Ecco, questo è il bagno di Pompagina. Ne potete fare anche delle quantità superiori. Naturalmente con una rosa non andate a fare eh, 10 litri di, di lozione. Con una rosa fatene... Avete visto che bella rosa era, grande con tanti petali? Ma con una rosa cercate di fare massimo. Massimo, qua ce ne sarà mezzo litro, 600 ml. Cercate di farne massimo un litro. Se volete farne 10 litri e tenervela tutto l'anno... Allora eh, aggiungete un po' di, di vodka, se ne volete fare grandi quantità finché si conservi di più, quindi aggiungete o dell'alcol da cucina o un po' di vodka, basta che siano di gradazione superiore al 70%, ma giusto un dito, dipende, se ne fate per esempio 10 litri, mettetele mezzo bicchiere, sempre in quantità, e se ne volete fare tanta e la volete conservare, ma non credo che ci sia bisogno di andare a farne 10 litri in quantità industriali. E quindi regolatevi con le quantità, le quantità di cannella, le quantità di profumo. Io ho detto 7 gocce di essenza di lavanda, ma le ho proporzionate a 600 ml di acqua. Poi se sono 2 litri, magari ce ne mettete il doppio, 14, ci mettete due rose, ci mettete una stecca di cannella in più. Profumo, il vostro profumo all'interno lo potete anche far abbondare. Io ne ho messo un po' per farvi vedere. Quindi lasciatelo macerare tre giorni e tre notti. Adesso è mercoledì pomeriggio, ok? Quindi questo per farvi un'idea, oggi è mercoledì pomeriggio mentre io sto girando questo, questo video del bagno esoterico di Pompagira. Quindi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, io sabato sera già potrò utilizzare il bagno di Pompagira. Mi auguro che vi sia piaciuto questo video. Come eh, vedete è una lozione semplicissima da preparare. Eh, famosissima in Sud America questo bagno di pompaggina quindi vi, mh, spero che vi farà piacere prepararla anche voi non c'è una luna da rispettare lo potete fare in luna calante o in luna crescente e, mh, sia di giorno che di sera quindi lo potete preparare in qualsiasi momento una tradizione brasiliana del candomblé vuole che questa acqua esoterica si prepari la sera a mezzanotte però mh, questa, questo rispettare questo orario del, mh, della mezzanotte mh, si usa solo nel candomblé, invece in altre culture il bagno di compagnia lo, lo preparano anche la mattina, l'importante è che rimanga tre giorni a macerare, io sposo questa seconda visione eh, perché le acque esoteriche raramente devono rispettare un orario così preciso, però se proprio voi volete rispettare l'etichetta precisa del candomblé, Preparatelo a mezzanotte, altrimenti a qualsiasi orario. Non c'è da. Eh, molti mi chiederanno: bisogna farlo di venerdì? No, oggi è mercoledì. Il venerdì si fa il legamento, ma l'acqua di pompagia la potete fare anche di domenica, di lunedì, di martedì, quando volete. L'acqua di pompa gira o bagno di pompa gira. Ricordatevi che se ne fate tante quantità perché lo volete conservare a lungo, aggiungeteci sempre un po' di alcol da cucina. Proprio per la conservazione, ricordatevi che c'è della cannella e c'è del miele. Un abbraccio, iscrivetevi al gruppo Facebook, gruppo privato Strega Gremori, dove, eh, dove saranno inseriti tanti contenuti. Eh, al prossimo video, ciao!